Francesco Maria Greco? Io non lo conosco. E lei lo conosce Francesco Maria Greco? No, non lo conosco. Mi sembra che è uno scrittore, un poeta. Non lo so, non ti dico proprio la verità che non... Il Beato di Acri? Sì. E non sono a corrente. È stato un grande Francesco Maria Greco, l'arciprete di Santa Maria, di San Nicola... Del Castello. Salis del Castello. Diventerà beato, una grandissima cosa per Acri. Ma lo sa più o meno che ha fatto ad Acri, cosa ha portato, che novità? Ha portato novità, ha formato il piccolo paradiso Sacro Cuore di San Francesco e tutto ciò che appartiene al piccolo paradiso Sacro Cuore, grazie a lui e alla madre Teresa De Vincenti. Tu hai sentito parlare di Francesco Maria Greco da quando lavori ad Acri? No. Me lo dice chi è Francesco Maria Greco? Non abbia paura, non morto. No, 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 è un prete, era un prete. Sì, si ricorda più o meno cosa ha fatto? Ma ha fondato le piccole suore operaie del Sacro Cuore. E poi cos'altro ha fatto? Una cosa importante d'attualità in questo momento. Non ricordo. Chi è Francesco Maria Greco? Io non sono tanto informato. Ah. Era un prete che lo vogliono fare santo, eccetera. Un prete. Lo vogliono beatificare. Abbiamo fatto i film di questo prete e ci sono pure io. Questo. Ah, e lei che ruolo interpretava? Vestito di prete. Bene, bene. Quindi lei conosce la storia di Francesco Maria Greco? Sì, sì, sì. Quando è vissuto più o meno se lo ricorda? No. Non si ricorda l'epoca, ma no, cosa ha fatto di particolare? Fa tutte cose buone. Per esempio? Accoglieva la gente, era un prete molto buono. È il fondatore delle piccole operaie, delle suore che si trovano a San Francesco e alla Catena, sono due punti. Io l'ho conosciuto quando ero bambina perché ho frequentato la scuola materna, diciamo, allora era l'asilo presso le suore Francesco Maria Greco. E quindi questo personaggio che c'è un'immagine molto grande all'interno del convento delle suore, e quindi diciamo che è una figura che ho visto da bambina e quindi ne ho sentito anche parlare. Benvenuti nella trasmissione che stiamo realizzando per partecipare al cammino di beatificazione di Monsignor Francesco Maria Greco, una figura molto importante per la nostra comunità, per la comunità acrese, per la Calabria, ma anche per l'Italia tutta e anche per l'estero, perché è il fondatore della congregazione delle suore delle piccole operaie dei Sacri Cuori, che è una realtà che si è poi diffusa anche al di là dei confini nazionali. Siamo qui con Suor Raffaella Roberti, la vice postulatrice della causa di beatificazione di Francesco Maria Greco, per intanto aprire uno spiraglio su questa figura non molto nota nel nostro territorio. Che cosa ci può dire, Suor Raffaella, di questo personaggio così importante a 3 mesi dalla sua beatificazione? Allora, posso dire solo che attraverso gli studi fatti, perché lavorando per la causa della beatificazione ho dovuto un po' sbricciare nei suoi diari, e guardando nei suoi diari è emerso la figura di un uomo molto poliedrico, un uomo e un sacerdote che non si è limitato soltanto a interessarsi della sua parrocchia, ma aveva uno sguardo proiettato verso il futuro. Infatti, diciamo, tante cose della sua vita le sappiamo perché lui annotava ogni cosa nei suoi diari, ma le abbiamo sapute anche grazie alle testimonianze che raccolte durante il processo diocesano, perché il processo della beatificazione si svolge in 2 tappe fondamentali. La prima è quella diocesana, dove si raccolgono le testimonianze, tutti gli scritti suoi. E durante le sedute di tribunale, perché è proprio un tribunale che si fa, e durante queste sedute emergeva la figura di un uomo che si è donato totalmente agli altri. E molti episodi che mi hanno colpito sono queste. Lui si dichiarava e voleva essere la voce dei senza voce. E la voce dei senza voce nel senso che allora c'erano le persone povere, erano emarginate, ma in modo particolare erano emarginate anche non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista culturale.
Quindi lui ha pensato e ha capito che la cultura era l'unico sbocco che poteva dare a questi uomini, a questi futuri, i bambini erano che si interessava di più, e che potevano dare loro un futuro. Infatti diceva sempre che educare alla fede per educare alla vita, nel senso soltanto se avevano una base culturale potevano far valere i propri diritti. Quindi lui ha aperto degli oratori e in questi oratori non soltanto accoglieva i bambini per farli giocare, ma li abituava anche a leggere e a scrivere. E durante questo processo mi hanno colpito tre testimonianze in modo particolare. Uno è una lettera che lui scrive al vescovo, dove spiega il motivo perché vuole dare vita all'ospedale Caritas. E diceva che scendendo un giorno dalla sua parrocchia, la parrocchia era San Francesco di Sale, Santi Castillum, e scendendo sente dei lamenti. Allora entra e vede che in una stalla sta morendo un vecchio, lui lo prende e se lo porta a casa perché dice che un figlio di Dio non può morire senza una dignità. Quindi lo porta a casa, lo fa morire nel suo letto e capisce che ad Acre non solo c'è bisogno di una cultura religiosa, ma c'è bisogno proprio di un'assistenza sanitaria. Quindi invia delle lettere a tutti gli acresi che sono in America e gira per le famiglie benestanti e riesce a raccogliere dei fondi e apre qui un ospedale ma attrezzatissimo con una sala operatoria all'avanguardia per quei tempi. Se posso, mi dicevano alcuni testimoni, perché ho fatto qualche intervista, che venivano ad operare dei primari di fama, diciamo, sì, regionale. Sì, alcune erano di Cosenza. Il professore, diciamo, più in fama di allora è il dottor Docimo. E la cosa bella è che alcuni di questi dottori che venivano qui a operare erano figli spirituali del Greco. Quindi non soltanto venivano a prestare la sua opera, ma avevano abbracciato anche la sua spiritualità. E quindi venivano qui e operavano. Venivano una volta, se era necessario, una volta a settimana oppure una volta al mese. E pensare che allora non c'erano le macchine, ma c'erano il calesse. Quindi sì, si spostavano con molta difficoltà. E poi l'altro episodio bello che mi ha colpito, questa non è stata una testimonianza diretta di un anziano che era morto la figlia, aveva chiesto se il funerale doveva svolgersi nella parrocchia del Greco, però lui non c'era perché nel frattempo era al seminario di Bisignano, perché per 3 anni è stato rettore al seminario di Bisignano. E quindi aveva lasciato un sostituto. E quando questo era andato a chiedere per il funerale, cioè non è che abbia avuto una bella accoglienza dicendo che il funerale si pagava. E per cui lui era ritornato a casa, aveva fatto la richiesta ai vicini se gli davano qualcosa e aveva raccolto la somma che serviva per il funerale, però era deciso poi, proprio diceva lui, ad uccidere il sacerdote. Ed è stato era povero. E lui diceva che durante la notte ha sentito bussare alla porta, è andato ad aprire ed era Monsignor Francesco Maria Greco, che gli dice: non ti preoccupare, il funerale domani te lo celebro io. E dopo il funerale lui era andato in sacrestia per portare i soldi e lui gli risponde: e questi vanno a dare a chi te li ha restituiti, perché sono poveri come te. E poi ha messo la mano in tasca, ha preso dei soldi, ha detto: questo vai a comprare la farina per i tuoi figli. E la cosa simpatica è che quest'anziano diceva: non so come faceva, perché lui era povero, però ogni volta che metteva la mano in tasca toglieva sempre qualcosa per darla a noi. Così anche la testimonianza di molte persone che lo vedevano, che erano vicine a San Nicola, e gli portavano da mangiare e lui li ringraziava, però appena questi se ne andavano lui li andava a distribuire alle persone che sapevano che erano più povere di lui.
Infatti lui morì poverissimo. Lui morì poverissimo, tant'è vero che l'ultima cosa che dice alla cognata, che lo assisteva, dice: io non ho niente da lasciarvi, vi lascio soltanto questo orologio perché il mio tempo ormai si è concluso. Bene. E attraverso queste testimonianze quindi ci rendiamo conto che il suo ruolo era un ruolo molto importante, portare comunque un servizio sanitario alla popolazione, quindi anche ai laici, al di là del suo ruolo spirituale, significava che riuscisse veramente a darsi a tutti, e questa è una cosa molto, molto bella e importante veramente a livello sia storico che attuale, perché sappiamo che oggi avere un servizio sanitario nella nostra regione non è facile, quindi è come se prima, attraverso l'opera di Francesco Maria Greco, comunque stessimo, non dico meglio di oggi, però ci fossero delle persone che si interessavano e si prodigavano per il bene della comunità. Poi c'era un altro episodio che mi ha raccontato, quello della fedele. Ecco, quello era curioso. Raccolto nelle testimonianze, perché allora si era, diciamo, ristrutturato quelle che erano le divisioni territoriali delle parrocchie, e alcuni beni erano passati a un'altra parrocchia. Siccome lui era vicario foraneo, e vicario foraneo era, diciamo, il responsabile di tutti i sacerdoti di Acri, alcuni avevano pensato che questa era stata causata da lui, questa divisione dei beni. Per cui una fedele entra in chiesa e va verso di lui, che lui stava uscendo per celebrare la messa ed era vestito con i paramenti sacri. Avendo capito l'intenzione della signora che voleva picchiarlo, per non farla incorrere nella scomunica, le dice: ti do il permesso di picchiarmi. E quindi è successo veramente questo, questo gli ha dato uno schiaffo. Però quando sono arrivati i fedeli sono intervenuti, volevano chiamare i carabinieri, eccetera, lui ha detto: no, io l'ho già perdonata. Quindi era un uomo veramente molto mite, molto... mite e forte allo stesso forte, tempo. Forte, capace, sì, anche di capire le debolezze degli altri, quindi a livello spirituale aveva questa personalità molto, molto bella, che riusciva poi, no, ad andare al di là dei fatti liturgici, cioè al di là della liturgia lui riusciva a manifestare la sua spiritualità porgendo l'altra guancia, che è una cosa prettamente religiosa, dovremmo fare tutti, e lui ne è un esempio concreto. Invece, passando ad altre curiosità su questa figura, che è veramente una figura molto interessante, arriva ad Acri, ritorna ad Acri da Napoli, dove studia, dove poi decide di indossare l'abito, quindi, e inserisce degli elementi nella liturgia. Ci racconti anche questa cosa? Sì, diciamo che lui si è formato nel seminario di Napoli, e per cui aveva adottato, possiamo dire, una mentalità più ricca, più aperta. E quando è ritornato qua si è reso conto che nella messa mancava sia l'omelia, e non si faceva la Via Crucis. Per cui lui ha introdotto questi ed altri due elementi, ha cominciato a fare l'omelia domenicale, e ogni venerdì faceva il pio rito della Via Crucis, ma proprio perché è ricco di quella che era la sua esperienza napoletana. Anche gli oratori o le associazioni che lui ha fondato, li ha fondate perché ha visto Napoli, ha visto come le parrocchie di Napoli vivevano e erano ben attive in questo lavoro pastorale. Ritornato qui ha voluto fare nel piccolo anche lui queste realtà. Bene. Di andare. Passiamo ora all'aspetto spirituale di questa figura così importante, che, ripetiamo, sarà beatificata il 21 maggio, e quindi siamo qui in attesa di questo momento comunque importante, comunque atteso da molto tempo. E passando all'aspetto spirituale, Suor Raffaella ha scritto un libro molto molto interessante che analizza la mariologia negli studi e nei testi, diciamo, nelle preghiere di Francesco Maria Greco. Intanto, come nasce l'idea di scrivere questo libro su questo aspetto? Nasce per il fatto che mi sono resa conto che erano stati pubblicati altri libri, ma altri libri che riguardavano o l'aspetto, diciamo, pastorale, oppure delle brevi biografie.
Però l'aspetto proprio suo mariano, perché la figura di Maria, è centrale nella sua vita, mancava. E per cui io mi sono messo un po' alla ricerca nei suoi diari, perché lui non fa trattati di mariologia, però appunta delle sue omelie mariane. E quindi io ho preso un po' tutti questi brevi spunti e li ho analizzati, e poi da là è nato questo libro. E il titolo di questo libro, Maria, la parola sussurrata da Dio, è una espressione che lui dice in una di queste preghiere. Cioè, Maria la vede talmente amata da Dio che quando una persona ama una persona, quasi il nome lo sussurra, per un senso proprio di amore profondo e di rispetto verso l'altra persona. Per cui Maria è questa parola che Dio sussurra, ed è una parola d'amore. E com'è Maria per Francesco Maria Greco? La vede come una persona concreta? Si può dire che in qualche modo anticipi la mariologia del Concilio Vaticano II? Cosa possiamo dire in più su allora, questo suo sguardo? La figura di Maria, noi ci troviamo, faceva accenno al Concilio Vaticano II, no? Lui scrive molto prima del Concilio, però possiamo dire che ha anticipato quello che è il capitolo 8 della Lumen Gentium. Vede Maria non come si vedeva in quel periodo, la persona o la donna dei privilegi, quasi una persona inavvicinabile e una persona che bisognava guardare da lontano, ma la vede invece come una donna concreta. È una donna che è inserita nella cultura del suo tempo, nella storia del suo tempo, è una donna che ha preso delle decisioni personali, è una donna che non si è tirata indietro, è una donna decisa. Ed è questo l'aspetto particolare. E l'aspetto più poi bello di Maria è che lui l'associa sempre all'opera di Cristo e all'opera della Chiesa, quello che poi sarà proprio l'espressione e l'idea del capitolo 8. C'è un'espressione che lui dice sempre, che fa capire appunto questa visione, questa unione di Cristo e della Chiesa. E dice sempre che quando si celebra l'Eucarestia, Maria è ai piedi dell'altare, come è stata ai piedi della croce, per preparare il cuore dei figli all'accoglienza del Figlio. Quindi Cristo, il mistero della redenzione, è la Chiesa. Maria è al centro, tra Cristo e la Chiesa, e svolge la sua opera di preparare noi all'accoglienza di Cristo. E proprio rispetto a questo suo sguardo su Maria, come nasce l'amore per Maria? L'amore di Maria possiamo dire che nasce già dall'infanzia, perché la famiglia greca è molto devota alla figura di Maria, tant'è vero che i figli hanno, nella famiglia greca c'è questa abitudine di dare ai figli come secondo nome Maria. Infatti lui si chiama Francesco Maria Greco. E quindi è stato un amore che lo ha accompagnato sempre, non soltanto quando è rimasto ad Acre nella sua famiglia, ma anche quando è andato a Napoli. Infatti nei suoi diari c'è scritto che è ai piedi della Madonna di Pompei che lui ha capito che la sua vita era quella di dedicarsi al servizio di Dio, di lavorare nel regno di Dio, quindi lascia l'università, perché lui era iscritto a farmacia, perché per continuare quello che era la farmacia del padre, lascia gli studi universitari e decide di entrare nel seminario di Don Luigi Marigliano, che lo accoglie. Come l'ha presa la famiglia questa sua scelta? C'è stato un percorso da affrontare? C'era qualcuno nella sua famiglia che ha potuto, diciamo, in un certo qual modo discutere con i familiari? In modo particolare il padre, perché il padre aveva proiettato su questo figlio quelle che erano tutte le sue speranze, anche per portare avanti la farmacia del paese, era l'unica farmacia che c'era. E lui scrive appunto una lettera alla madre, il rapporto è stato molto stretto con la madre, e lui scrive una lettera alla madre dove le dice: so che mio papà non la prenderà bene questa cosa, ma se questa è volontà di Dio, davanti alla volontà di Dio, anche la sua volontà deve cedere. Per cui è stato un uomo
determinato. Poi c'era uno zio, un fratello della madre che era già lui prete, aveva un fratello della madre che era parroco a Santa Maria Maggiore, ecco. Ed era Don Luigi Pangaro, e aveva anche due fratelli da parte del padre che erano frati cappuccini e stavano a Napoli. Quindi una famiglia comunque molto molto religiosa, che ha sì. comunque creato il terreno iniziale, no? Perché il germoglio poi sì, diventasse... Anche ad esempio lui voleva fondare con la sorella la congregazione delle suore piccole operai, e poi la sorella è morta e la sua attenzione si sposta su questa giovane Raffaella De Vincenti, che frequentava le scuole di catechismo ed era una maestra nelle scuole di catechesi, e fa a lei la proposta di aiutarlo, proposta che accetta, e lei lo aiuta nella fondazione di questa nuova congregazione. Ed è, diciamo, una caratteristica particolare, perché lui, in un periodo dove la donna era reclusa in casa a dedicarsi a quelli che erano i lavori femminili e basta, lui invece dà a questa donna un ruolo di rilievo, la vuole nella parrocchia e lavora al suo fianco nei lavori pastorali, quindi gli dà un compito ben preciso all'interno della parrocchia. E proprio a questo proposito abbiamo sentito alcuni cittadini acresi che ci hanno detto la loro opinione, ci hanno rivelato anche qualche piccola curiosità su Suor Maria Teresa De Vincenti e sull'importanza che Francesco Maria Greco dava al ruolo delle donne anche nelle attività spirituali, ma comunque anche nella società. I frutti che stanno scaturendo dall'Istituto delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria sono visibili ormai da tutti, e non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo, che sapete che ci sono delle case in India, in Albania, in Argentina e negli Stati Uniti. Lui è stato uno di quei promotori di questa esigenza da parte delle donne, ma soprattutto delle bambine, di avere una certa cultura e di essere consapevoli delle loro potenzialità e della possibilità di vivere una vita dignitosa e non di persone marginate, perché per la condizione femminile, ma sempre per la mentalità sbagliata. Chiaramente, per il nome che porto, non posso che ricordare, associando Francesco Maria Greco, Suor Maria Teresa De Vincenti, che è stata la sua valida collaboratrice ed è quella che poi ha messo in atto quello che erano gli ideali e i pensieri di Francesco Maria Greco. Quindi ci auguriamo che la beatificazione di Monsignor Greco serva anche a dare una spinta, che so che già ci stanno allo studio delle carte per decidere su un miracolo che ha fatto, un presunto miracolo che avrebbe fatto Madre Teresa De Vincenti, per poter arrivare anche alla beatificazione dell'altra fondatrice e quindi chiudere così il cerchio su questo grande e bellissimo istituto. Allora, rieccoci in studio per commentare quindi le parole che ha detto il dottore De Vincenti. Chiediamo quindi a Suor Raffaella di darci qualche delucidazione su questa piccola novità, ecco, su un eventuale processo di cammino verso una futura, come possiamo dirla? Beatificazione se Dio vuole, insomma, di Suor Maria Teresa. Cosa ci può raccontare? Allora, il processo di beatificazione si svolge in due tappe principali. Una è la venerabilità. Quello che noi stiamo facendo adesso per Suor Maria Teresa De Vincenti è proprio per la venerabilità. Quindi stiamo lavorando su una posizione. La posizione deve accertare che questa donna ha vissuto in pienezza sia le virtù teologali che le virtù cardinali. E quindi stiamo raccogliendo un po' l'aspetto storico delle testimonianze, le sue lettere, e dobbiamo arrivare a fare un piccolo volume. Questo volume poi deve essere esaminato dagli storici, perché le tappe sono, la prima parte sono gli storici che devono studiare la posizione, poi passa la posizione ai teologi, che devono verificare che nelle sue lettere, nei suoi scritti, nei suoi pensieri, non ci sia niente contro la fede cattolica.
E poi, se passa queste due tappe fondamentali, c'è il pronunciamento della venerabilità, e la venerabilità è il primo gradino verso la beatificazione. Quindi veramente possiamo dire che Acre è il paese non solo dei poeti, ma dei santi. Santi, poeti, navigatori forse no, perché il mare non è a portata di mano, magari navigatori spirituali o navigatori con la forza del pensiero, va. Diciamo così, e una piccola curiosità in chiusura su una preghiera che Francesco Maria Greco ha scritto su la Vergine Maria, che pare sia stata musicata da alcuni seminaristi del Cosentino. Cioè, vuoi dire qualcosa su questa? Allora, le preghiere non è soltanto una preghiera, sono tante preghiere. Anzi, l'ultima che abbiamo trovato si intitola Maria Madre di Misericordia. Siamo proprio nel tema, essendo l'anno della misericordia, c'è questa preghiera a Maria. E, sì, ho chiesto a un seminarista, perché io insegno lì nel seminario, ho chiesto a un seminarista che è al conservatorio di musicare questa preghiera, se riusciva a musicarla, e lui l'ha musicata, me l'ha fatta sentire, è molto bella, per cui pensiamo che, dandola poi al coro che guiderà la liturgia, pensiamo di farla sentire proprio quel giorno, il 22, quando ci sarà qui la festa di ringraziamento. Quindi il 21 la beatificazione a Cosenza, il 22 la festa, molti eventi qui ad Acre per celebrare questo nostro compaesano che finalmente otterrà questo importante riconoscimento. Ci sono tante cose in previsione. Sì, stiamo organizzando molte cose anche con l'aiuto dei commercianti, della FIDAPA, Lions, cioè sono tutte associazioni che si sono messe al nostro fianco per aiutarci in questo evento. E la cosa bella è che una signora l'altra sera ha detto che Don Francesco Maria Greco deve essere restituito al paese di Acre. E questa è un'espressione molto bella che mi è piaciuta. È vero, forse è stato un po' accantonato, messo da parte, ma sembra che adesso Acre si stia risvegliando, e quindi questo è giusto che questa grande figura ritorni a questo grande paese. Ebbene, benissimo. Allora, con Suor Raffaella ci fermiamo qui, e voglio ricordarvi che se volete saperne di più di Francesco Maria Greco e degli eventi che ruoteranno intorno alla beatificazione, potete trovare delle informazioni sul sito www.fmgreco.it. E da questa sera è aperta anche la segreteria per la beatificazione e gli eventi, quindi troverete sul sito i numeri di telefono da contattare per avere delle informazioni. Invece, per partecipare al dibattito che si sta creando intorno a questo evento, intorno alla figura di Francesco Maria Greco, per saperne di più, per interrogare anche le sorelle della Congregazione dei Sacri Cuori su dei dubbi o delle curiosità varie, potete mandare un messaggio sulla pagina Facebook Venerabile Monsignor Francesco Maria Greco. Grazie di averci seguito. Il Verbo, parola onnipotente del Padre, scende sulla terra e prende dimora nel corpo di una donna, si attendò sulla terra. Quale mistero! Madre dolcissima, al cui nome il cielo e la terra si piegano, che custodisci come scrigno il Verbo, sei la madre dell'Eterno, eppure sei anche mia madre. Sì, sei la mia dolce madre, che mi conduci sulla via di Dio. La Chiesa, sposa di Cristo, accoglie come madre la dolorosa e gioiosa i suoi figli generati sotto la croce nella figura di Maria e Giovanni. In questa casa dove Dio e l'uomo si incontrano, nel cuore eucaristico del Verbo, siamo chiamate a rivestirci di misericordia. Ai piedi del tabernacolo nasce il nostro lavoro apostolico, che poggia sull'umiltà. Contemplando l'icona del cuore eucaristico di Cristo, impariamo l'amore che sa donarsi interamente all'altro.
Chi accoglie Dio non è chiamato a rimanere in una sterile e passiva contemplazione, ma è inviato verso l'altro, percepito come compagno di viaggio. Come Maria, dobbiamo essere testimoni di fede e di speranza, umili creature che sanno alzare lo sguardo al cielo, ma sanno anche guardare le miserie della terra. Solo chi sa ascoltare Dio nella preghiera sa ascoltare la voce del senza voce.